sono antifascista, perché l'antifascismo, il termine antifascista, è stato colonizzato da una parte dei vincitori della guerra civile, della guerra di liberazione, cioè da quella parte che voleva sostituire al fascismo una dittatura molto feroce, molto più feroce, la dittatura stalinista, per cui io con quelli non ho proprio nulla che spartire. Io ho subito telefonato, perché era a Gerusalemme, a Walker McNudge, che è il capo della comunità ebraica di Milano, ma oggi ho parlato col mio carissimo amico presidente della Knesset, Ohana, il presidente israeliano, proprio del a testimonianza sì, del Parlamento israeliano, proprio a testimonianza della nostra vicinanza, ma non solo delle istituzioni, anche delle forze politiche. E a me dispiace che ci sia ancora qualche sacca di resistenza a un concetto molto semplice: Israele deve essere difeso e tutelato nella sua integrità, nella sua indipendenza, nella sua libertà di esistere. Dai, facciamoli entrare per stavolta. Accomodatevi. Grazie. Solo per stavolta, eh. Io sto con Israele. Buonasera, Presidente La Russa. Buonasera a lei. Buonasera. Io sto col popolo ebraico. Ci mancherebbe. Senza se e senza ma. Cosa fa con quel fazzoletto? È proprio una mia passione. Cosa? Io ho due passioni. Quali? Israele. Sì. E spolverare. Ah, cosa? Cosa i soprammobili. Ah, i soprammobili. Va bene. Io voglio dire. Sì. Che la reazione degli ebrei è sacrosanta. Certo. Perché certo. È impensabile. Sì. Che si vogliano sterminare delle persone solo perché sono ebrei. Beh, certo, poi detto da lei, devo dire. Ma com'è possibile che nel 2023 ci sia un odio così grande nei confronti degli ebrei? No, no, ma guarda, Israele ha il diritto di esistere. Beh, bravo, bravo. Quindi possiamo dire che lei si dichiara antifascista, no? Cosa c'entra? Come cosa c'entra? Cosa c'entra l'antifascismo? Beh, che il fascismo... Io non mi dichiaro antifascista. Ah, no, lei deve farlo. Io non dico che sto con i partigiani stalinisti che volevano portare una feroce dittatura in Italia. Ma guardi che la dittatura io non sono antifascista, va è bene, chiaro? Ho capito, ho capito, però lei è presidente del Senato. E questo è fatto. Cos'è? Cos'è? Guardi come l'ho spolverato. Quello è Mussolini però, eh. Bello, vero? No, bello no, guardi. È la seconda passione legata allo spolverare di prima. Ah, perché lei ha molti soprammobili. Io e lui anche siamo così vicini a quello che sta succedendo oggi agli ebrei. No, guardi, scusi, non a Mussolini, no, perché si è alleato con Hitler che ha ammazzato milioni di ebrei. Ma non cominciamo con questa vecchia storia. Ma non è una vecchia storia. È una vecchia storia. No, non è una vecchia storia. Lui non ha mai tirato bombe sugli ebrei. Ma cosa c'entra le bombe? Lui al massimo li ha messi sui treni. Ma scusi, E adesso scusi, ma devo andare a Ballando con le Stelle. Lei sta facendo il dalla Berlinguer. Sì, lei è il poi magari del faccio Senato. Un salto da Fazio, visto che non c'è andato Patrizzachi. Ah, va bene, vada lei, allora. Signore e signori, Maurizio Crozza. Ciao fratelli, ti parlo del fiore verde, Andrea Salone. Ciao fratelli. Ciao fratelli, settimanina un po' difficile, no? E io volevo, a questo proposito, parlare con La Russa e dire alla Russa, La Russa, scusate, una cosa fra me e La Russa. Io capisco che tu sia rimasto impressionato dall'orrore che hanno compiuto i terroristi di Hamas, è giusto, ma ti ricordo che i terroristi di Hamas hanno usato con gli israeliani la stessa violenza cieca dei nazisti di 80 anni fa. E allora, dal presidente del Senato del mio paese, mi aspetto che accanto alla solidarietà di Israele getti nel bidone dei metalli la collezione dei busti, dei cimeli, delle patacchie di Mussolini al grido di «Io sono antifascista». Fine.
Detto questo, invece, io sono un guitto. Io sono un buffone. E così, e come tale, più mi informo e meno capisco. Non riesco a capire. Cioè non riesco a capire la follia di uomini che arrivano col deltaplano per ammazzare ragazzi che ballano. Non riesco a capire. Non ci arrivo. Non sono pronto. Non arrivo nemmeno a comprendere la follia di assediare una città prigione con dentro 2 milioni di civili, uno su due con meno di 14 anni. Sono limitato, non arrivo nemmeno lì. E forse non vorrei arrivarci mai, per dire come sono allo sbando, no? Oggi mi verrebbe anche da rivalutare. Porca troia, mi dispiace, questo signore qui. Andreotti, nel 2006 sui palestinesi, chiunque sarebbe un terrorista dopo 50 anni in un campo di concentramento con i figli senza futuro. Andreotti, ora capite che dare ragione a Andreotti è faticoso. Pensavo che non mi sarebbe mai capitato nella vita. Io quando c'era lui ero un hippie, no? E in fondo non sono ancora adesso, cioè credo nell'amore universale. Per me è incomprensibile che non si cerchi tutti insieme, seppur nelle differenze, di amarci il più possibile. Io farei l'amore con chiunque. Ecco, forse più che hippie sono un neurotomane, però... Ma insomma, il concetto che conta è quello che conta. Invece tra Palestina, Ucraina, Yemen, Mali, Armenia, è come se in questo momento nel mondo ci fosse una pandemia di odio. Non dovrebbe intervenire l'ONU, servirebbe più un Burioni, sai, a dirci che il mondo deve stare chiuso in casa finché non si trova il vaccino contro l'odio. Ma pensa che bello, i vicini a cantare sul terrazzo e noi in cucina a fare le torte, no? E magari richiamiamo anche Giuseppe Conte, toh? Così ridiamo un senso anche a quell'uomo lì. Eppure, sono 50 anni che il mondo cerca di trovare una soluzione tra israeliani e palestinesi. Si sono stretti la mano dappertutto, eh? Camp David, Madrid, Oslo, Maryland, Sharm el Sheikh, e poi non è successo niente. Cioè tutte le risoluzioni dell'ONU che chiedevano a Israele di ritirarsi dai territori nel 67, nel 73 e nel 2000 sono andate in fumo. Non dovevate chiamarle risoluzioni, ma piuttosto idebuzze buttate là. Poi voi fate un po' il cazzo che volete, cioè che come nome è un po' lunghetto, ma almeno è più realistico, no? Nel 2012 l'ONU ha riconosciuto la Palestina come Stato. Guarda un po' com'è andata nel mondo, fammelo vedere. Eccolo qua, 70% dei paesi membri delle Nazioni Unite riconosce lo Stato di Palestina. È stato riconosciuto da tutti gli stati tranne quelli di cui Washington ha il numero di telefono. Fatemi fare un'altra domanda da hippie. Ma allora, a che minchiuzza serve l'ONU? Diciamolo, l'ONU non conta, è un po' come Frattoianni l'ONU. Non se lo caga nessuno, cioè no, ma voglio dire, io non capisco e non capisco nemmeno perché i 3D si siano insediati tutti in quella città, Gerusalemme, la città 3 volte santa, è sacra per gli ebrei perché ospita il muro del pianto, per i musulmani perché c'è la moschea di Al-Aqsa e anche per i cristiani perché c'è la basilica del Senà, Santo Sepolcro. 3 religioni monoteiste e tutte e 3 con la sede legale a Gerusalemme. Strano che non abbiano scelto l'Olanda, no, come tutte le grandi società, ma si vede che 2000 anni fa la parola paradiso non avevano ancora associato la parola fiscale, sai? Comunque, resta il fatto che per contendersi quel pezzettino di terra, gli esseri umani si scannano da secoli. Ora io mi chiedo, ma è mai possibile che 3D, che si occupano di tutto l'universo, galassie, buchi neri, mondi sconosciuti, scelgano la
stessa città per palesarsi. Ma almeno scegli tre pianeti diversi. Non vuoi fare viaggi intergalattici? Ok, cambia città. Un dio si mette alle Baleari, uno a Sharm el Sheikh e Gesù lo fai nascere a Eboli. Così non deve nemmeno fermarsi perché è già lì. Ma io sono un buffone confuso, cosa ne so? Ma mi sembra che la confusione però sia ovunque, perché a un certo punto, giustamente, cosa facciamo? Smettiamo di comprare il gas dai russi perché Putin è un criminale. Giusto, è un criminale col cazzo che ti compriamo il gas. Ora lo prendiamo dall'Algeria. Fantastico, solo che l'Algeria è stato il primo paese ad applaudire Hamas. E quindi? Ora, da chi cazzo andiamo a prenderlo? Io adesso mi rivolgo ai tre di, a tutti e tre, per par condicio, Di! Ma perché su questo pianeta avete dato il gas solo agli stronzi? Cioè, a noi ci avete dato i pomodori Pachino. No, ridete, cioè, cazzo, i pomodori Pachino è tanto... Grazie. Sono buoni anche quelli, di, per carità. Ma non è che le caldaie vadano a sugo, no? Sto scherzando. No, che sono scemo io. Non c'è da preoccuparsi per il gas. Perché per il gas ci pensa lei. Meloni vola in Africa a caccia di gas. Questa notte è partita... per il Mozambico e il Congo. Sai come funziona con l'Africa, no? Quando non ci servono, li respingiamo e quando ci servono, ci aiutiamo a casa loro. Bella questa, mi è piaciuta questa. E comunque, in tutto sto casino planetario, meno male che c'è qualcuno che cerca di stemperare. Silvano... Tu vivi a Busto Arsizio, vero? Ok. L'ex coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Busto Arsizio pubblica la foto di una montagna, ma è Adolf Hitler. Cioè, questo signore qui, Francesco Attolini, ex coordinatore di Fratelli d'Italia di Busto Arsizio, il giorno dopo la strage di israeliani, ha pubblicato una foto di Hitler travestito da montagna per fare lo spiritoso. Tra l'altro, lui ha fatto questa foto usando un'app di intelligenza artificiale, no? Sai, quelle app che scrivi montagna, foto Hitler, e lei in pochi secondi ti tira fuori un'immagine che poi ti rovina la carriera. Sai queste cose qua. Fratelli d'Italia revoca incarichi a Francesco Attolini. Perché però ci limitiamo a revocare gli incarichi? Io licenzierei tutti quelli che giocano col fascismo e col nazismo. Comunque io, di fronte all'intelligenza artificiale, nutro dei dubbi, da sempre. Ma obiettivamente mi faccio più problemi davanti alla stupidità naturale. L'approfondita analisi di Bandecchi. Chi se ne frega se scoppia la Terza Guerra Mondiale, se Israele spiana Gaza, sono contento. Eccolo, quello è il sindaco di Terni. Ci ha messo una buona parola, però, d'altra parte, no? Cioè, è bello, cioè, le trattative iniziano così, no? Vaffanculo, lui dice, ma figurati, no? Ok. D'altra parte, se lui è contento così, chi sono io per impedirgli la Terza Guerra Mondiale, no? Vediamolo, ma non ora. Lo vediamo dopo. Lo vediamo dopo. Alternativa Popolare è un partito fatto di persone, è un partito fatto di corrente. Siamo l'unico partito d'Italia che ha una fortissima corrente di sinistra e una fortissima corrente di destra. Abbiamo una corrente centralista e una corrente invece che vorrebbe dare alle regioni potere. Cioè, noi siamo un partito, capisci? È questo che fa paura agli altri. Gli altri sono dei club guidati da una persona che si sente, voglio usare un francesismo, sto cazzo, e che evidentemente così vanno avanti i partiti in Italia. Se muore Salvini, la Meloni, se muore chissà chi,
E se italiani fanno scivolata, adesso chi resta in Forza Italia? Lei lo sa quanto è il mio stipendio? 4 milioni di euro l'anno. Io continuo a dire a tutti, vedo le mani in tasca. Io tengo sempre le mani in tasca, però tengo sempre il mio esercito personale, cioè la mia fisicità, pronta a dire a chiunque, non mi rompere i coglioni. Gaza ha rotto i coglioni, 5.000 missili. Ma non c'è pericolo che scoppia una terza guerra. Ma chi se ne frega, se scoppia una terza guerra mondiale almeno poi staremo in pace per 80 anni. Azione, reazione, lo voglio fare per Crozza. Azione, reazione. Per me, se oggi Gaza viene spianata, va bene. Vede, purtroppo il mondo è pieno di persone per bene che si possono trasformare in animali in un attimo. Io faccio parte di questi. Nessuno mi deve rompere le palle. Gaza ha sbagliato. Guardi, ascolti, in certi momenti la paura fa schifo a tutti. Io ho paura di morire come lei, però il fatto che ci sia un rischio non vuol dire che dobbiamo stare appecorati. Io sto con Israele, per me se Israele spiana Gaza fa bene. Oggi questo gruppo di palestinesi sta con l'Iran. A me sta su cazzo sia l'Iran che i palestinesi che stanno con loro. E con i russi ho già chiuso tutte le aziende, per quanto mi riguarda Israele fa bene a fare quello che fa, anzi mi sembrano ancora troppo moderati. Buonasera sindaco. Quanto mi sta sul cazzo l'Iran? Non cominciamo con le... Ma quanto mi stanno sul cazzo i palestinesi? Ma no, adesso non faccio... Che stanno con l'Iran. Ho capito. La Russia mi sta sul cazzo già da qualche anno. Possiamo evitare... Diciamo che sul cazzo non c'ho neanche più posto in piedi. Vabbè, abbiamo capito il concetto. Se vuoi però... ti puoi mettere in lista d'attesa, no. Coglionazzo pacifista. No, ma senta, non sia violento, non ho ancora ma detto non sono niente. Violento, azione sì. E reazione. Reazione, lo sappiamo. Lei mi vede, c'ho le mani in tasca, no? Sì, bravo. Io tengo sempre le mani in tasca. Bravo, bravo. Ma io c'ho il mio esercito personale, cioè la mia fisicità. Ah, la sempre fisicità. Pronta. Sì, va bene. A chi mi rompe i coglioni. Oh, che ansia. Io tiro fuori... Lo sì. Vedi questo? È un 15 del biliardo. La palla da biliardo. E gli dico, la vedi questa? Testa di cazzo, la vedi? Sì, la fai vedo. Conto che si aggazza con tutti i suoi gazzoni. Non dica così. No! Oh. Come ha fatto? Vaffanculo! Ma non può... Vaffanculo! 15 di sto cazzo, l'hai visto? No, ma povera... Azione, ma, reazione, sì, non capito. Mi devi rompere i coglioni. Sì, però potrebbe scoppiare una terza guerra mondiale. E no? A me che cazzo me ne frega. Sì, ma si riduce tutto questo. Secondo te è ora di morire? Ma non è questo il tema. Io ho un partito sì. Che è molto più forte di chi lo guida. Va bene, buono. Salvini? Sì. Oh cazzo! Cosa? È rimasto soffocato da una ciliegia. Ma quando mai? Oddio, no. La Lega si scioglie. Ah, lei dice. La Meloni dovesse... cade il phon nella vasca da bagno. Sì. Allora, addio Fratelli d'Italia. Ho capito. Tajani è caduto da cavallo, Forza Italia. Se ne va a fanculo. No, abbiamo capito il concetto. Tutti può moderare? Partite sì. Si reggono su dei leader che si credono. Scusi sì, il francesismo, non lo dica. Sta minchia. No, ecco, no, scusi no, l'inglesismo, sto cazzo. No, ma... Scusi il latinismo, verga ferram. Ah, beh, addirittura il latino, eh. Ma perché io all'università, sì, testa sì. Di minchia. No, ma basta. Io l'accusano ho un corso sì. Con tutti gli insulti in latino. Ne no, vuoi uno? No, non li voglio. Ti do un insulto, no, testa di cazzo. No. Culo un buco tipi dissolvo. Aiuto, cos'è? Che sfascio il buco del culo, testa di cazzo. Scusa un attimo. Ma, ecco, rispondo al cellulare. Non adesso. Non posso, ti ho detto che non posso. Sì. No, perché che carino, vai a fare in culo, ti ho detto. Non posso! Stacca! Porca no, troia, ma spacca in tara! Ma come? Ma telefono. C'è il telefono, rompe i telefoni così. È il 25esimo che rompo oggi. Ma non può romperne 25. Ma non 25. Me ne frega un cazzo. Ma 25 al perché giorno? Perché io guadagno 4 milioni. Spacco 25 telefoni al giorno. Sì, scusi, addirittura, guardi che così farebbe quasi, cos'è, 10 milioni all'anno. Devi togliere quando vado in ferie, ah, il progetto. Sì, devi togliere i sabati e domeniche. Sì. Devi togliere quando da Formigli faccio il democratico. Sì, tra l'altro, devi togliere quando fa spacco la faccia a qualcuno. Ecco, quindi, quindi al netto dei tuoi conti di merda, sì, mamma saranno mia, sei giorni che 25.000, sono 150.000 sì, comunque euro. Non può spaccare i telefoni. Sì, ho il mio partito sopravviverà sì, indipendentemente da me. L'ha già detto, va bene. Perché però, un partito guardi... che guarda a destra, sì. Ma anche a sinistra. Sinistra, stronzo, oh, allora, a differenza di me che al sì. Momento guardo al centro. Guarda al centro, va e bene. Che cazzo vedo al centro? Non lo so, stia vedo capo, una bella però... telecamera. Sì. E mi sta tanto sui coglioni. Ma no, ma cosa... Tu dietro no, la telecamera e la telecamera. No. E io la telecamera. Cosa ti faccio no. Vedere come la vivo no. Con froccio del cazzo che non hai capito. No. Signore.
Andrea Zalone, mamma mia che paura. Ok. Questo mestiere è terribile perché sei un buffone, sei un hippie e poi diventi questo signore qua. Fratelli, io, no, per deformazione professionale ogni tanto mi faccio delle domande strane. Per esempio, ma perché quelli di destra hanno tutti la voce roca? Non so, hanno tutti la tracheite, la raucedine, non so. La nussa manlango, sì. Cioè, quindi è nasale, ma è anche corde vocali, no? Bandecchi per disugare, no? Lollobrigida invece dice mi dovevo fermare prima. E poi c'è Rampelli che dice bisogna multare chi parla l'inglese. Senti, senti che sono tutte sfumature di raucedine. Sono le prime vie respiratorie. Ma ci sono degli antinfiammatori che si potrebbero usare. Per arrivare ad avere una voce normale, tranquilla. Mi ricordano le voci dei cattivi nei film, sai? Comunque, ogni settimana io sono curioso di vedere chi tra questi tracheati dice la sua puttanata per primo. Mi metto lì in ufficio e aspetto. Complessivamente non mi hanno mai deluso, eh? E infatti, no. Rampelli sfratta Napoleone dalla camera, via il suo quadro da qui, depredò l'Italia, meglio un'opera di Da Vinci. Vuole un quadro di Da Vinci nel suo ufficio. Ma dai! Arcatrana, non ci credo. Scusami Rampelli, perdonami, come porta ombrelli? Ti andrebbe bene la Pietà di Michelangelo, me lo fai vedere? Potremmo metterci, perché vedi col dito così la Madonna, vedi il ditino? Beh, perfetto per appenderci il giaccone bagnato, no? Che tra l'altro questo qui, questo signore qua al centro, è solo il vicepresidente della Camera. E allora presidente, in ufficio cosa dovrebbe avere? Il Louvre? No, non so. Ma lasciamo perdere Leonardo. Che fastidio gli dava a Rampelli il quadro di Napoleone? L'autore si chiama Andrea Appiani, me lo fai vedere, eccolo lì. È un pittore neoclassico nato e morto a Milano a cavallo tra il 700 e l'800, quindi italianissimo. Però Rampelli dice che gli dava fastidio tutti i giorni entrare in ufficio e vedere Napoleone. Catroia, invece pensa al piacere che aveva Napoleone tutti i giorni di vedere Rampelli che entrava in ufficio. Secondo me era Napoleone che non vedeva l'ora che lo staccassero da lì i Rampelli. Comunque, in attesa che da lì stacchino anche Rampelli, c'è da dire che non proprio tutti quelli di destra parlano con voce roca. Nel coro ci sono anche voci più suadenti, più morbide, toni più sexy, diciamo. Andrea Giambruno, l'Umberto Eco di Rete 4. Beh, ormai il suo programma è un cult nelle scuole di giornalismo di tutto il mondo, lo citano continuamente. Attento che se non studi poi diventi così. Lo citano. Ok. Dunque, la settimana scorsa ce l'aveva con la transumanza dei migranti, questa volta si è limitato a prendersela col bivacco degli studenti universitari nelle tende che protestano contro il caro affitti nelle città. Ma credo che in regia abbiano pronto un collegamento, se non sbaglio, vero Massimo? Ce l'abbiamo? Buonasera e bentornati in diretta qui da Diario del Giorno. Io sono Andrea Giambruno e da 7 giorni e 3 ore e 22 minuti non causo un polemicone da prima pagina, vero direttore Senaldi? Sei d'accordo? Potremmo diventare la barzelletta dei social però, eh? In che senso? Sviscerando per esempio la lagna degli studenti di sinistra che si lamentano del caro affitti a Milano, no? Allora te la alzo, direttore. Alzala, vai. Sì, possiamo definirli fancazzisti che vorrebbero che il governo gli pagasse un affitto di un trilocale, no? Via Monte Napoleone, magari. Mi senti già le risate?
Sì, scusami, e se io aggiungo che pretendono anche lo spritz di cittadinanza? Ah, e se io dico ragazzotti un po' viziati che si spostano dalla camera da letto al bagno? Accusano il jet lag, figuriamoci fare avanti e indietro da Milano a Monza. Guarda, io so una cosa, che per esempio Alberto da Giussano combatteva contro il Barbarossa a Legnano. La sera poi tornava a dormire a casa a Rozzano a piedi. Se c'era il cavallo, bene. Se no andava a piedi, senza rompere le balle, perché le metropolitane non c'erano. Non gli mancavano certo il prosecchino, patatine e guacamole. Magari gli mancavano quelle, sì. Patatine, naturalmente, non nel senso di giovani studentesse, direttore. Per l'amor di Dio, patatine intese come chips fritte, buone. Assolutamente. Fannulloni con falce, martello e mojito protestano perché in sostanza non vogliono camminare tutte le mattine, capito? Ma è così faticoso andare a piedi da Vercelli a Milano? Ma che sarà mai? Tra l'altro, da Vercelli a Milano ci sono le risaie, no? Ok, visto che ti vanti di essere di sinistra... Beh, potresti raccogliere qualche quintalata di riso. Ma, direttore, non è che a questi sinistroidi, figli di papà, per caso gli fa schifo mischiarsi con le mondine? Non lo so, mondine con le quali, tra l'altro... Gli intellettualoidi nulla facenti brufolosi. Sì. Ma potrebbero accoppiarsi per dar vita alla classe operaia che sta scomparendo. Tra l'altro, camminando, le mondine le vedi tutte che sono lì a 90. No, ma, dico, no. Direttore, questo mi dà uno spunto per una riflessione. Cioè, che se sei uno studente, hai tutto il diritto di protestare nelle tende, per carità. Però se un poliziotto si trova casualmente da quelle parti, capisci cosa voglio dire? Studente. Uscendo dalla tenda, dopo che aveva magari fatto una, due, tre canne. Da una testata a un manganello attaccato a un poliziotto, è un po' te la sei cercata, forse, no? Amen. Beh, se tu dici amen, io al governo dico, butta la pasta, arrivo. Beato te che è un governo che ti aspetta a casa. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone, my friend. In Italia, tre anni dopo aver concluso il percorso formativo, un neolaureato su quattro è ancora senza lavoro, a fronte di 1 su 10 o poco più della media europea. Studenti italiani, non piantate le tende da noi. La Germania è di là. Non ci vuole niente. Un bel Interrail. E in un pomeriggio siete a Monaco di Baviera. Tra l'altro il pomeriggio dopo avete anche il lavoro. Che poi non è che non servirebbero laureati in Italia. Anzi, per alcune professioni ci sarebbe addirittura l'urgenza. Sanità, la grande malata, mancano 30.000 medici e oltre 70.000 infermieri. Sai la frase tipica, no, che si faceva una volta nei teatri? C'è un medico in sala? Ecco, adesso si fa anche nelle sale operatorie. C'è un medico in sala? Ma allora come mai i ragazzi non si buttano a pesce nelle facoltà di medicina? Cos'è che li frena? Hanno paura degli aghi? Io, per esempio, ho il terrore degli aghi. Io, se vedo un ago, svengo. Svengono alla vista del sangue? No. Vengono decimati da un mostro terribile che li divora a colpi di quiz. Test Medicina 2022, una strage, la metà dei partecipanti non prende neanche il punteggio minimo. L'anno scorso una strage, quest'anno su 90.000 candidati i posti disponibili erano 20.000. Ve lo ricordate Giuseppe Remuzzi? Giuseppe Remuzzi, il primario emerito di nefrologia a Palermo. Durante il Covid era sempre in TV. Ebbene, Giuseppe Remuzzi ha provato a fare la simulazione del test per essere ammessi all'esame di facoltà di medicina, ha fatto 15 errori, spiega, e sarei stato bocciato. Cioè, non lo passano nemmeno i primari.
Ma come possono farcela dei ragazzi che escono dalle superiori? E vabbè, tu mi dirai, vabbè, ma basta che si laureino a Bari, no? Guarda un po', scienze dell'allevamento, igiene e benessere del cane e del gatto. Eh no, cazzo ridete, cioè sono... È una delle altre dieci facoltà più creative del paese, università, le 10 lauree più strane d'Italia. Per esempio, se ti senti portato per la Sacher o la Sant'Onorè, cosa c'è di meglio di una laurea in dolciumeria? Mi fai vedere? Laurea professionalizzante in tecnologie alimentari per la produzione dolciarie. Ma il capolavoro lo fa l'Università di Perugia, dove puoi fare una bella tesi. Ridi, però tecnologie birrarie, devi dare Ceres 1, Peroni 2. Ma che cazzo ridete? Invece della lode ti danno il nastro azzurro. Ma allora? L'esame di Malto... è biennale perché è doppio, no? Perché tra l'altro quando ti laurei non vai nemmeno a bere, a festeggiare con gli amici, no? Minchia, non ne puoi più perché appena esci cerchi un lavoro. Non cerchi un lavoro, dici c'è un bagno, ragazzi, cioè perché... Allora, per questi corsi di laurea mi sembra che tendenzialmente non ci sia il test d'ammissione, d'ingresso, non c'è. In ogni caso, in Italia il più acerrimo nemico dei test di medicina è lui. Vincenzo De Luca... E i test di medicina. Chi pensa a queste domande demenziali merita 20 frustate di bambù. Ma che cazzo gli è venuto in mente il bambù? No, perché dice una cosa molto dura, fastidiosa, cattiva, però col bambù magari alleggeriamo. Dunque, lui è un po' che insiste. Su questo punto, tra l'altro, la Regione Campania a settembre ha anche proposto un disegno di legge per abolire i test su scala nazionale, ma questa settimana De Luca si è particolarmente accanito sulle domande di cultura generale riguardo agli studenti. Lui abolirebbe sia i test di medicina sia i tatuaggi. De Luca incontra gli studenti del liceo Tasso a Salerno. A me i tatuaggi fanno schifo. A De Luca piace tornare ogni tanto al liceo, non tanto per parlare agli studenti, quanto per dimostrare a tutti com'è bravo con il greco antico. Ve lo giuro, è bravissimo. Quindi ora, come dicono a Posillipo, saluta ma Socrate. Guardatelo. Vi dico una cosa che è controtendenza. A me i tatuaggi fanno schifo, va bene, ma buh. A volte non riesci ad avere un centimetro quadro di epidermite libera, un'immagine di sporcizia e zozzeria. Non vi tatuate, fatemi una cortesia, papà. Siate eleganti, siate sobri, coltivate la bellezza, non queste zozzerie. Continuano ad arrivarci e le stiamo raccogliendo testimonianze sulla vergogna costituita dai test per essere ammessi alla facoltà di medicina. Cittadino salernitano, scrivo da Salerno, padre di 3 figli, chi prima, chi dopo, tutti impegnati nei test d'ingresso alla facoltà di medicina. Il test che mi segnala questo nostro concittadino è il seguente. Quale di queste parole non ha nulla in comune con le altre? Sfoggiare, depennare, castità, provare, cromare. La risposta esatta era che l'unica parola che non ha nulla in comune con le altre 4 è il verbo provare.
E perché? Perché provare è l'unica parola che non contiene il nome di una città che vi possano ammazzare. Voi che avete prodotto questo quiz, la selezione la fanno in Bulgaria dopo un anno. Tu devi presentare il piano di studi, lo concordi, lo approvi. Dopo un anno, se non hai fatto gli esami, te ne vai a casa. Anthropos microscosmos, l'uomo è un piccolo mondo. Pelopso tantaleo se spisammolon tuai sinippo i soi nomauca mecore, era l'ifigenia in aulide, dopo mezzo secolo, ma ricordo, ma ossessionato questo qua. Questo è Epitteto, filosofo greco, Tiseinai teleis, sauto proton eipe, ei tutos poiei apoieis. Oti, oh, Izigaria, nasoupo otis pires decapente chila, kai ora me cherata. Buonasera, cosa ha detto? Cosa ha detto, scusi? Non ho capito. Quelli di Torino come fanno a capire? Lasci stare adesso. Ho detto che l'ideatore di questa ignominia dei test di medicina possa salire su una bilancia parlante, la quale gli dice che ha aumentato di 15 kg, ma tutte di corna. No, vabbè, adesso stia calmo. Va bene, abbiamo capito. Continua. Continua la sua campagna per l'abolizione dei test in medicina, però cerchiamo di fare un ragionamento un po' più pacato. Parlo il greco con lega di Torino. Cosa c'entra? Per lei proci. No. L'ha capito questo? L'ho capito, sì. È Ulisse quando prende le cose sì, e tira. Penelope! Sono di Torino, ma alla sola. Sì. Perché a me quando mi indigno mi esce l'idioma di Achille che infiniti addusse lutti agli Achei. Vabbè, oggi vogliamo alto. Perché come ha visto io il greco lo domino al punto che ho corretto anche i testi di Platone. No. Perché bravo era bravo, per carità, però in grammatica, ignorantello. Vabbè. Le ricordo che era un filosofo, Platone. Naturalmente, ripiegato in filosofia. Ma cosa dice? Perché non aveva superato il test di medicina. Ah, senta, adesso però basta, abbiamo capito. Parliamone seriamente, perché insomma l'iniziativa... Io ricevo centinaia di missive, le vede qua? Sì, lo immagino. Lo vede, tutte le famiglie che riguardano i test, mi scrivono disperate. Sì. Guardi qua, tutte queste lettere le ho trovate nel tergicristallo della macchina stamattina. Ah, gliele lasciano come le multe, addirittura. Però, è la mia rubrica, la posta del cuore. Laddove il cuore è naturalmente quello del creatore dei test, che gli fuoriesca dalla cassa toracica, cadendogli a terra come la Waller poveri ragazzi quando vedono i quiz. Questo non è tutto, vabbè! Non è tutto, vabbè! E torniamo a questo idioma, non è tutto, vabbè, però basta adesso, no? Questa, parliamo per esempio, dov'è? Ma non ci interessa adesso. Io ho una lettera di un figlio. Sì. Di un figlio. Io ho la lettera di un figlio. Sarà la madre. È dovuto andare a fare medicina in Bulgaria. E Bulgaria. Capite, sì. Che come è noto non è Oxford. Vabbè, comunque ha le sue università. Anche se come capitale ha la meravigliosa Loren. No, la prego, no. No, non l'ha capito. Sì, ho capito, volevo non suggerirla perché la ma lei non capisce che è di Torino. Ma lasci stare sta cosa di Torino. Ma lei lo sa, Sofia, come viene la selezione degli studenti di medicina in Bulgaria? Beh, immagino. Intanto li fanno entrare tutti, 1000, 2000, 10.000. Poi un anno dopo li mettono davanti all'allegro chirurgo. No. E se uno fa No. Fa accendere il naso rosso e va a casa. No, ma dopo un anno sono più liberi, diciamo. C'è il piano di studi, insomma, questo non c'è l'allegro chirurgo, dai, su. Però possiamo parlare seriamente... In Croazia. Vabbè, non ne dico in Croazia. Sì. Ti vengono a suonare al citofono la domenica dicendo siamo i testimoni di medicina. Ma non è vero. Perché deve sempre esagerare, non esageri. Ma lei è di Torino, lei non sa. Ma la vuole smettere, guardi. Ma cari! Oh, mamma mia. Nagnori seis! Topsari! Cantilù! Oh là là. Questo cosa voleva dire? No, dicevo, in greco. No, dicevo.
Se capito, no, no. Non l'ho studiato il greco, per cui non però. No, sì. Dicevo. Sì. Lo dicevo al geniale inventore dei test. Sì. Che tu possa incontrare sul tuo cammino il pesciolino Candilù. Immagino non sia detto tenero. Anche pesce stuzzicadenti. Perché? Detto anche da noi dotti. Sì, voi dotti. Vendeglia cirrosa. Cioè? Il pesciolino Candilù vive nel Rio delle Amazzoni. Dove andrà a parare? Ed è uso infilarsi nell'uretera del bagnante che si trova in quelle acque. No. Ed è a ciò che auguro capiti a te, cara eccelsa mente. No. E una volta ricoverato all'ospedale di Manaus, solo perché ha inventato alla il test. Porta ci trovi uno che il test d'ingresso lo fa a te ed è il seguente. Ma lasci, l'abbiamo capito. A. No, lo fa spingiamo che... il Candilù nella sacca scrotale in modo tale che la medesima diventi tipo acquario di Fazio. La prego. Ma abbiamo capito, non può fare tutta sta pantomima. Abbiamo la B e la C. Sì, sono tre, quindi. Ho solo detto l'A. Abbiamo solo fatto l'A, chissà quali sono la B e la C. B. No, lo dico io. Ho capito, cercavo di portare avanti il discorso. B. Tagliamo di netto e diamo tutto al gatto? No, io l'avrei saltato. Questa era la B. Infatti l'avrei saltato. Se volete fare un applauso alla B, fate l'applauso alla B. Però, visto che il concetto è chiaro, no? Non è che serva proprio... Vabbè. C. Viste le dimensioni minime del tuo apparato genitale, salviamo il pesciolino da soffocamento certo. Va bene. Puoz sculaghi da vivo! Allora, basta con sto greco. No, questo è napoletano. Ah, scusi. Per l'esattezza, quello parlato dal vomero. Sì. Perché dopo il semaforo, se lei va a angolo via Cucchiara, ma dopo il semaforo, dopo. Cambia tutto. Il dialetto. Sì. Cambia tutto. Diventa pozzo sculaghi da morto! Ma secondo lei... Sì. Ma no, ma dipende... Cioè, noi usiamo quella di prima, ma invece se girerà, ma dipende che semaforo prende. Ma l'ho capito, però non era il caso di Ma secondo lei, che trattamento merita una che concepisce domande del tipo... Sì. Nel polpo alla Luciana... Sì. Il candidato indichi età, altezza, cognome e residenza di Luciana. Allora, questa però, questa non è vera, no? Questa è evidente che lei adesso sta facendo, è finta. Vai, su. No, io gliene leggo un'altra. La ne legga un'altra, sì, un'altra però. Aspetti, vera magari. Caro Presidente, sono il padre di 10 figli, tutti bocciati ai test di medicina. 10 figli, tutti bocciati, sì. Pure il piccirillo di 2 anni e mezzo. Ci stiamo commuovendo tutti, è veramente strappalacrime questa mail. Tutti? Sì. Tutti caduti davanti alla domanda. Trovare la relazione fra le seguenti parole. Sì, sentiamo. Casa. Chiusa. Appuntamento. Tolleranza. Ma dai. Vabbè, ma questa però era facile. Cioè? È il mestiere della mamma dell'ideatore dei test. Era autobiografico. Allora, sta inventando tutte. Allora. Io veramente, se ha finito, no? Perché adesso non è il caso di inventarle, se ha finito... Cosa ha detto? Che finito? No, dico, abbiamo ma capito che il finito mai? Era per la mia è una battaglia strenua e continua. Ma bravo. In favore dei ragazzi che per colpa dei test poi perdono la testa. Sì. Ed entrano nel tunnel del tatuaggio. Ah, ci mancava la crociata. Anne Case, Melanis, Tosoma Sou, Ehi Sai, Sou Pia. Mi arrendo, cosa vuol dire? Traduco. Sì, traduca. Se Dio avesse voluto per voi inchiostro nel corpo, vi avrebbe fatto seppie. No, vabbè, questa è bella, eh. Poi, per carità, non è il caso di accanirsi, no? Questa è molto bella. Però, lasci stare. Mi lasci parlare ai ragazzi. Parli. Ragazzi, non vi tatuate. Restate liberi. Ma non è una schiavitù. Che poi quella diventa una dipendenza. Ma no. Che poi vi porta le droghe leggere. Adesso sì. Che poi vi porta le droghe pesanti. Ed è lì che poi inevitabilmente diventerete ideatori di test di medicina. Andrea Zalone! Tra poco con Retro Onni e Mentana, tra poco. We'll be right back.
La mia mente va oltre. Va oltre. Va in un tempo diverso, in una dimensione diversa. Lontano. Il tempo influisce sulla gravità. Non c'è vita solo qui. Non c'è vita solo su questo pianeta. La vita non è come la pensiamo noi. La vita è diversa, è anche su altri pianeti, in altri posti. Io voglio guardare verso l'infinito e oltre. E mi sa che a sto giro andiamo veramente oltre. È uscito il rapporto definitivo del Pentagono sugli avvistamenti di UFO. UFO, rapporto Pentagono, oltre 140 oggetti volanti non identificati, ma non c'è prova presenza alieni. Hanno esaminato migliaia, alcuni erano palloni sonda, alcuni erano meteoriti, uccelli, aquiloni, pallonata e sparata in tribuna, abusi edilizi. Dai, fatelo, su, dai, lo so come volete farlo. Ma visti tutti, sul 140 di questi avvistamenti, non ne sono venuti a capo. E comunque, dice il Pentagono, non c'è ancora la prova definitiva della presenza di alieni. Il Pentagono. Come non capisce un cazzo. Cuore piccolo il Pentagono. Penta, smetti pure di cercare. Ma come minchia lavorate lì a Washington, scusa? Non siete capaci a trovarla. La prova c'è, la prova c'è. Avete mai sentito parlare di Juanito One? Cioè, vi rendete conto? Cioè, non conoscete Juanito One? Di chi è? Chi è Juanito One? È un amico di Ronito Red. Allora ridete, allora vabbè, allora ciao ragazzi, fatelo voi. Dunque, Juanito One se ne stava in casa sua, tranquillo, e non gli è mica entrato in casa un alieno. No, ragazzi, ora, a parte tutto, voi non avete idea di come gli alieni entrano nelle nostre case, d'accordo? Adesso io vi farò vedere un filmato che ci farà rimanere tutti allibiti, ok? Siete pronti? Siete pronti? Sì! Respirate. Vai. Dentro di mi casa. Dentro mi casa. Guarda l'alieno. Lo vedete? Te puedo toccare? No, guarda, te puedo toccare? Guarda. Te puedo toccare? Te puedo toccare? Te puedo toccare? Guarda l'alieno, scusa. Cioè, vi rendete conto, ragazzi? Cioè, ci rendete conto che c'è una lampada? Sembra una lampada dell'IKEA, ma non la è. Vedi, guarda, hai visto? Guarda. Cioè, ragazzi, più che un'astronave sembra una palla da disco tipo Papete, sai quelle? I wanna be the sun. Te puedo tocar? Te puedo tocar? Te puedo tocar? Te puedo? Te puedo? Io comunque a quello che avete visto ci credo. Secondo me questa è la prova definitiva. Ah, ho solo una domanda. No, ma ho solo una domanda. Perché invece di ripetere te puedo tocar, il vecchio Juanito non ha acceso la luce? Perché bastava accendere la luce, minchia. Accendi la luce e poi dopo lo tocchi, no? Juanito, guanta la luce, Juanito. Guanta la luce. Juanito guanta la luce. Pier Giorgio Caria mi ha appena mandato un video di Juanito Juan che adesso vi mostro, perché lui è riuscito a documentare il momento in cui si ritrova questa piccola sfera. Tante sfere sono state viste nel cielo che mettevano colori, però lui se la trova in casa e lui la tocca. Ecco il video.
Te puedo tocar? Te puedo tocar? Questo è un documento straordinario. Mi hanno regalato lì a Torino questo libro, ok? Odissea, no, consigli dagli amici. Hanno fatto lì in Finlandia quella serie TV con Little Steven, Steve Zandt. Come si chiamava quel posto dove hanno fatto le Olimpiadi invernali? Lillehammer, roba del genere. Fammi vedere, Little Steven. Lillehammer. Lillehammer. In Norvegia, hai ragione, Norvegia. Sai, per noi Norvegia, Svezia, Finlandia, sono tutti... No, Finlandia ci sono passato sopra, sai perché ci sono passato sopra? Perché c'era un vulcano che eruttava e che faceva tanto fumo, di modo che per andare a New York bisognava passare, bypassare e vedevo il vulcano sotto. Era Islanda. Cazzo, non ne azzecco una stasera. Mi sembra di averlo intervistato, forse è stato Cotugno. In realtà gli ho fatto 5 interviste e non me le ricordavo. Non mi ricordavo che ho intervistato anche il principe di Monte Carlo, il principe Ranieri. Ero io che intervistavo Stevie Wonder, ma non mi ricordavo. Ragazzi, sono stanchissimo. UFO are coming from Earth, no? UFO are coming into Earth, non from Earth. Cioè gli UFO stanno arrivando dalla Terra, no? Vengono nella Terra. O forse, se sono nella Terra cava, vengono suoni. Cioè dipende dove sono gli UFO. Ce ne sono anche nella terra cava, ci sono anche di quelli che vedi che vanno, si immergono, ci sono di quelli che vanno dentro al vulcano, ad esempio. Vabbè. Dovrebbe essere disponibile l'intervista integrale che ho fatto con l'abate Vissarione Calogeridis, è un abate che vive in un eremo in Grecia, ha avuto esperienze di premorte, ha fatto la scuola di Padre Amort, è un esorcista, mi ha fatto vedere la spada con cui scaccia il maligno. Il diavolo inveiva contro di lui e diceva: ah, non posso venire nel tuo monastero, non posso entrare perché davanti c'è quella puttana. Ah, la la dan, 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 dan. Ci fa vedere chi qualcosa. È lui? Chi lo sa? Fa paura, no? Un po' sì. Lui è l'abate Vissarione. È un visionario, uno che vede. Ah. Oh, ragazzi, è un esorcista. Ah, esistono ancora. Ah. Qui in questa foto qua aveva appena tirato fuori il diavolo da un commercialista di Forlì. Se notate, questo è incredibile. Quello è un esorcista. Come mai aveva tirato? Lo vedete che aveva la spada? Sì. Perché lui l'aveva tirato proprio fuori con la spada il diavolo. Ah, si tira fuori. Questo così commercialista l'ha buttato dentro e si è tirato fuori. Il diavolo. Ma la spada, se la guardate, come nel film Constantine, che Keanu Reeves. Sì. Fa l'esorcista, no, ma l'ha copiata da Vissarione. Ma non credo che Keanu Reeves abbia copiato da Vissarione. Quando il diavolo è uscito dal commercialista, sta ha cosa, detto: cazzo, Vissarione, l'ha riconosciuto. Ma questa spada ti ha copiato Keanu Reeves, cioè il diavolo, ha capito? Certo, diavolo, uscendo dal commercialista, è normale. Cazzo, certo. Lo ha visto così, sorpreso, Vissarione, e gli ha detto: cazzo, che forte che sei, diavolo, non pensavo fossi così. Ti viene a fare una pizza con noi, stavo mandando. Il diavolo fa. Ma non ci va, buono, andiamo. Ma non credo che il diavolo parlasse. Allora, siamo andati eravamo io, il commercialista, Vissarione e il diavolo. Siamo andati alla pizzeria Uvesuvio. Bellissima comitiva. Che è proprio lì vicino a Forlì, dove aveva tolto il diavolo del commercialista. Va bene. Saliamo sulla panda di Vissarione. C'era il diavolo, stava così perché aveva le corna che toccavano sul tettuccio e facevo: no, no, stai calmo. Allora, il commercialista. Credere. Sì. Dunque, il commercialista, sì, quando aveva il diavolo dentro. Ah, perché ce l'aveva, Ne ha fatte di cotte, di crude. Un commercialista con il diavolo dentro. Cosa faceva? C'era mangiato 20 merendine. Vabbè, non è grave. Aveva fatto una grigliata di carne. Non è così terribile. Tra le crude. Aveva scaricato anche dalle tasche il commercialista un pick up per andare a pescare. E quindi? Che lui l'aveva intestata l'azienda. Ah, come fanno i commercialisti? L'aveva fatto passare per un furgone porta fascicole, sì, perché i commercialisti fanno. Sì. Dice, sì. Ma lui, insomma, comunque, siamo saliti sul pick up del commercialista, abbiamo messo il diavolo sul cascione, che era contento. Ballava un po' perché dietro saltellava, però non gli toccavano le corna. E certo, va bene. Ma... arriviamo davanti alla pizzeria. Mamma mia, siamo tutti felici perché c'avevo la fame. Io la mangiavo vegana, perché io la mangio solo col pomodoro. Immagino. Ma cosa è successo in sta pizzeria col diavolo? Andiamo davanti, c'era, sai quel menù con le foto? Sì. Che ti viene un po' il cuore. Infatti, tutte le foto. E
Il diavolo, quando ha visto il menù, ha fatto... No! No! Non voglio entrare in quella pizzeria, no! Perché il diavolo non vuole entrare nella pizzeria? Dico, allora il commercialista dice, ma perché, scusi, diavolo, in quella pizzeria fanno la pizza alla diavola? Ma no, prego, una stupidaggine. Infatti il commercialista dice, ma sì, ma col salame piccante? Niente, è sparito. È sparito col pick-up del commercialista. Un aneddoto bellissimo sta raccontando Red Ronnie. Allora, noi abbiamo dovuto fare 8 km a piedi per tornare alla panda di Viscialione. E se no, certo, ha rubato il pick-up. Mr. Norfolk Shake, Red, UFOR are coming from Earth. Oh. Ragazzi. Chi è questo qua, tra l'altro? Che non from Earth. Arrivano on Earth. Ah. Non dalla Terra, ma sulla Terra. Sulla Terra. Casomai, eventualmente da dentro la Terra. Sì, inside. UFO. UFO, possono arrivare anche da destra, sì, magari da sinistra, non esistono. Da nord a sud, che cazzo. Vabbè, già uno questo. Che si chiama Forsaken vuol dire che abbandonato. Forsaken vuol dire abbandonato. Mister Nord Forsaken abbandonato da nord. Ma non credo. Che dice tutto. Vabbè. Chien errant. J'ai trouvé un UFO intérieur des escargots. Ha trovato un UFO dentro le lumache. Ha trovato un UFO nelle lumache. Caro cano randagio. Ah già, perché si chiama può succedere. Sì, certo, dunque, il mio amico di casa scappato, si chiama scappato come il nonno. Vabbè, che anche lui è scappato, sì. Ma comunque, vabbè, perché lui era da piccolo, vabbè. Era scappato e l'hanno detto, ma cosa qui? Una volta... Sì, cosa ha fatto questo suo amico? Ha trovato un UFO nell'humus di Zizi. Ma non è possibile. Ormai sono ovunque, sì. Non rispettano mai la precedenza, arrivano da sinistra, non gli frega un cazzo, tanto nessuno gli dà la multa, sono di Urano. Ma chi? Quando però tu vai su a Urano... E chi ci va? Una settimana fa sono andato su a Urano. Cosa? Ho parcheggiato in doppia fila, dopo due giorni mi è arrivata la multa. Ma cosa sta dicendo? Che se non paghi la multa su Urano, poi non ci va più. Ah, è Urano? Ti fermano e non ti fanno entrare. Ma come ha fatto ad andare su Urano? Bellinzona, Urano? Appunto. Sì, fai la comocchiace e c'è Urano. Ma che Urano? Ma cazzo! Lugano. Ma tutto sto aneddoto no, poi Lugano, ho sbagliato. Lugano, scusate ragazzi, Lugano. Sto 6-7 ore al computer tutti i giorni. Certo, cioè, stanco, un po' stanco. Parlavo degli alieni del Canton Ticino, che confina con l'Islanda. Non credo. Pensa all'Islanda, dove c'è non il credo. Vulcano che fa il fumo, che una volta da Trapani, sì. Che doveva andare a Roma, questo sì. Vulcano in Islanda, sì. C'era il fumo, non mi hanno fatto andare, mi hanno fatto passare da Portogallo. Catania! Scusate, era Catania, stavo pensando a Josué Leopardi. Chi è? Giosuè, Giacomo, no, scusate. Leopardi, vabbè. Gioacchino Manzoni, no. Giovanni Manzoni, no. Edgar Allan Volo. Dai, com'è il cazzo? Molto stanco. Ce l'ho. No, aspetta, cos'è? te lo dico. Che ha scritto quello che ha scritto Tofu e Gatti. Come si chiama? È? Omero, che ha scritto Tofu no, e Gatti. No, Omero ha scritto L'Odissea. No, ha scritto no, era L'Odissea. Essere Chekhov. No, o non no. Essere Chekhov, no, che era Chekhov, no, ma non Chekhov. No. Vabbè, c'avevo un libro. Vabbè, non importa, scritto. Si sta incartando. Sì, comunque, io ragazzi, però sto sminchiando. Sono sei ore infatti, che sono al computer. Infatti, sei ore. Non è facile spiegarvi come funziona, come si chiama. Cosa? Non importa se è piatto, se è quadrato. Il mondo, ma no, questo qui. Ragazzi, guardatevi Kubrick. Chi? C'è il suo capolavoro che ha fatto lui. Chi è? Vacanze di Natale Shea. No, è un capolavoro che loro vanno tutti a cortina. Fanno, oh, ma dove? Scusate, Eyes Wise Eyes. Eyes Wise Eyes. Ma che sono i potenti che facevano i festini. Sì. Come mai i telegiornali non fanno mai vedere le orge dei potenti? Ma perché non serve? Cosa c'è? Dubbi. Tanti dubbi sulla sua salute mentale. Stai zitto. Ci chiede. State zitti, guarda cosa arriva. Stiamo tutti zitti. Guarda cosa arriva che qua. Che succede? Cazzarola, la vedete? Che no, cos'è? Oh, ma... Porco cane, sembra una lampada questa. Infatti mi sa che... Ma non è una lampada. Ma sì. È un UFO di Lugano. Ma è arrivato a casa ormai di Red Ronnie. Ormai in casa. Shhh, state zitte, cazzo. Ma te puoi può... toccare? Ma la manovra, dai, su. Va via. Ma sì, te puoi toccare? Certo, te puoi toccare. Guarda come si avvicina. Cazzo, non te puoi toccare. Ma questa è una pagliata. Cazzo, dove vai? Non si vede la mano, vabbè. Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Dove va? Dove andrà? Aia, porca figlia. Cazzo, avevo detto di prendere quella senza filo. We'll be right back.
Il CNEL boccia il salario minimo. Brunetta, 9 euro lordi a tutti non vuol dire niente. No. Buonasera Brunetta. Non vuol dire niente. Beh, però 9 euro. 9? Sì. Non vuol dire niente. Beh, ma è un minimo. Io volevo dargli niente, ah, ma ecco. Non vuol dire 9. Cioè? Se no, uno non diceva niente. Diceva 9. Diceva 9. E adesso sì. Torno al CNEL a fare 9. Cioè? Scusi, niente. Ah, ecco. Allora, no, perché per lui, cioè per lui, un salario minimo di 9 euro lordi allora non significa niente. Ma perché invece che chiederlo a Brunetta non lo chiediamo a un cameriere stagionale? Perché magari per lui qualcosa significa, no? Niente, io non riesco a trovare una notizia che mi faccia felice. Mai, cazzarola, sono costretto allora a mettermi la parrucca. E a immaginarmi il Mentana che vorrei. Sigla! Buonasera e... Buonasera. Evidentemente, benvenuti a Mentana che vorrei. Si allunga ancora la fila dei paesi di tutto il mondo per comprare la nostra energia elettrica. Allora, il 136 tocca a voi, Finlandia. Siamo diventati i più grandi produttori di energia al mondo grazie al solare, al geotermico, idrogeno, ma soprattutto all'eolico prodotto dal movimento delle racchette di paddle. Dopo il boom di donazioni di sangue da parte dei giovani, grazie all'appello di Fedez su Instagram, il noto rapper ha poi lanciato sempre su Instagram una gara di solidarietà per la fame in Somalia, e adesso in Somalia è emergenza colesterolo. Inaugurata con un mese di anticipo la decima corsia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Dopo la nona dedicata ai passeggini, questa decima è on ice per gli appassionati di pattinaggio e Carli. Evidentemente le mogli dei pescatori dell'Adriatico sono riuscite a bloccare la proliferazione del granchio blu, insegnando alla femmina del crostaceo a dire no, stasera no, ho mal di testa. Sono tranquilli evidentemente dopo la conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità che l'ultima potentissima variante Covid attacca le zanzare trasformandole da succhia sangue a ghiotte di polvere. Per tenere la casa pulita basta lasciare aperte le finestre con le luci accese. Il sindacato delle zanzare ha subito chiesto che vengano pagati i contributi. Trovata la cura che guarisce il Parkinson, il cancro, l'HIV, il diabete, l'ernia, insomma tutte le malattie tranne quella che scordi le cose che va. Ci vediamo la prossima cosa, come quella dove dico buona cosa e ben cosati. Cosa? Allora, fratelli, teoricamente la puntata finisce qui. Quindi, mentre voi andate in pace, io mi fermo qui perché a me piace pescare. Sì. E uno dei posti più pescosi è proprio diventato il mio studio.
perché sotto i miei piedi, qui, c'è l'acquario di Fabio Fazio. Ieri, dopo le prove, ho preso un cefalo, un'orata, dei totanetta, goccia punk, un granchio blu. Camia, te me fai una cartea oleata che mettiamo a panza dei besciottini fritti de Fazio. Sì, perché domenica Fazio inizia la sua avventura sul 9 proprio in questo studio, proprio da questo palco, usando i miei camerini. Perché io avevo anche pisciato qui intorno, tutto, no? Ma si vede che non ho delimitato abbastanza il territorio. Mi raccomando, domenica non perdetevi che tempo che fa e controllate, per favore, che non inserisca anche una voliera con dei tucani dentro. Ok, ok amici, musica, la puntata finisce qui. Adesso c'è accordi e disaccordi. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Vi voglio bene, buonanotte, ciao. Se vanno per fiore bene, Andrea Zalone, Fazio.